La tua storia è diventata un po' la storia di una città che ha deciso con te di intraprendere questo percorso. L'obiettivo è lontano, ma non è più impossibile. Infatti sì. Raccontiamo un attimo la storia, cioè questa malattia, questo grosso problema, l'inizio delle raccolte spontanee da parte dei cittadini, a che punto siamo? Direi una malattia sconosciuta ad oggi, perché comunque non abbiamo certezze se non sapere che è stato invaso da tanti batteri. L'unica certezza è questa, e l'altra certezza è la sua forza, come dicevo prima. Nonostante le cose, insomma, sono arrivate a un punto veramente critico, lui ha avuto la forza di risalire veramente e di ritornare a vivere, quindi è rinato anche grazie all'amore di tutta la città, perché in tanti ci hanno supportato psicologicamente, economicamente, da tutti i punti di vista, e tutto questo affetto non è da poco. È un affetto che ha ricaricato tanto Raffaele, ha ricaricato me, e abbiamo ricominciato a credere che tutto fosse possibile. Poi grazie anche, insomma, a questa bellissima associazione, l'Associazione del Volo del Gabbiano, insomma, loro si sono avvicinati a noi quando veramente ci sembrava tutto impossibile. Lì il nostro sogno È è iniziato. iniziato, sì. È iniziato tutto di lì a dirci ce la possiamo fare, e poi, insomma, con tutti voi, con questo siamo felici di essere arrivati a questo punto e di dire che a breve, insomma, Raffaele ricomincerà a camminare. Le tue sensazioni?